Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con Dishonored 2. Siete pronti? Un gioco veramente epico, il primo, vediamo se anche questo meriterà. Perché celebrare l'anniversario di un omicidio? 15 anni fa, quando una pestilenza stava per distruggere Dunwall, un sicario assaltò il palazzo nel quale ero nata e pugnalò mia madre al cuore. In seguito, i mandanti dell'omicidio cercarono di usarmi come pedina nei loro giochi di potere. Ci sarebbero riusciti se non fosse stato per mio padre, Corvo Attano, che diede loro la caccia e sventò la cospirazione. Dopo tutti questi anni, sarò la regnante che mia madre voleva. Ora affrontiamo una nuova crisi. Un mostro che i giornali chiamano Uccisore della Corona sta eliminando i miei nemici, facendo ricadere la colpa su mio padre e me. Non so se imbarcarmi e fare vela per l'altro capo del mondo oppure far giustiziare tutti quelli che mi circondano. Fate attenzione, maestà. Non ho voglia di tutte queste cerimonie oggi. Il vostro anello. Ecco, siete pronta. Grazie, Alexi. Apri pure. Tutti salutino Sua Maestà Imperiale, Emily Caldwin. Leali sudditi, attraversiamo tempi difficili, ma oggi onoriamo mia madre, Jessamine Caldwin. Che il suo ricordo sopravviva per sempre. Padre, sembri stanco. Ogni anno spero che l'anniversario della morte di Jessamine sia meno doloroso, ma non lo è. Vorrei fosse ancora lei l'imperatrice. Io non sono molto brava. Stai ancora imparando. Non preoccuparti degli agitatori. E prenderemo l'uccisore della corona prima o poi. La gente pensa sia tu. Che questi omicidi siano dei tentativi di proteggermi andati male. No, qualcuno cerca di incolparci prendendo di mira i nostri nemici. Vorrei poter scappare da tutto questo. A volte lo fai. Credi che non sappia delle tue nottate sui tetti? Coraggio, la cerimonia finirà presto. Protettore reale e anche padre. Avrei dovuto proibire per legge l'unione di questi due titoli. Vostra Maestà, prima di iniziare con le cerimonie di oggi abbiamo un ospite in atteso. Il Duca di Serkonos. Ramsay dice che il Duca porta dei doni speciali. Davvero intrigante. Grazie a Luca Abele, Duca di Serkonos. Dei meccano soldati. Incredibile. Che succede, Ramsay? Io non ho autorizzato tutto questo. Vostra Maestà Imperiale, Protettore Reale Corvo Attano. È nostro concittadino. Serkonos vi fa le sue condoglianze in questo triste giorno e invia doni dalla nostra nazione. La nuova stella dell'orizzonte meridionale. Vi siamo riconoscenti. Aspettate a ringraziarmi, perché ora vi darò il più grande dei regali. La famiglia. Ecco la sorella perduta di Jessamine Caldwin, la legittima imperatrice. Delilah Caldwin. Impossibile. Mia madre aveva una sorella. Mia cara nipote, salve. Non è vero. Mio padre era l'imperatore Yuorn Jacob Caldwin e Jessamine era mia sorella minore. Quando lei morì, purtroppo io non ero ancora pronta per mostrarmi a voi e fui costretta a lasciare Dunwall. Ma adesso sono tornata a casa. Se sei davvero la sorella di mia madre, sei la benvenuta qui a corte. Piccolo passero, annerito da brutti ricordi, sono qui per sollevarti dal tuo incarico. La promessa di mio padre, sussurrata in segreto tanti anni fa, e ora mantenuta. Attenta!
Emily Colduin è figlia dell'imperatrice Jessamine Colduin. Protettore reale. Pensavi di farla franca dopo quegli omicidi, vero? Vivere nel mio palazzo ti ha protetto, ma ora basta. Voi tutti ascoltatemi. La legittima imperatrice è tornata. Salutate l'imperatrice di Laina, la prima del suo nome. Arrestate Emily Colduin e suo padre per gli omicidi dell'uccisore della corona. Cosa? Padre! La tua spada non fermerà il mio cuore. Imparerai ad amare. Forse un giorno mi vedrai come la madre che hai perduto, ma fino ad allora resterai fuori dai guai. Rinchiuderò Lady Emily nelle sue stanze e poi la porterò nella prigione di Goldridge. Mio padre perse tutto quando ero bambino. Ora indosso questa uniforme e mando i ventenni di pattuglia al Giardino delle Rose, invece che bere con quelli del club di tiro. Capitano, ho sentito urlare. Lady Emily, che cosa è successo? È tutto, Capitano Mayhew. No! Ecco l'arma del protettore reale. Ma che razza di spada si piega in due? Gira una voce tra le guardie della torre. L'ultima spiaggia dell'imperatrice. Una stanza blindata nelle tue camere con tanto oro da comprarci un'isola. E dicono che questo anello sia una delle uniche due chiavi al mondo. Ok, a quanto pare, ancora una volta, il trono di Emily viene messo in discussione. Padre. Perché ancora una volta dietro non posso fare niente, l'imperatrice c'è un alto complotto. Nascondevo rane in questa vecchia pendola per fare uno scherzo ai governanti. Ecco, vediamo un po' che cosa si potrebbe fare. Leggiamo, leggete se volete, io... Insomma, al massimo se appena prenderete il gioco ve le leggerete bene, se volete. Io cerco di andare abbastanza veloce. Ok, dunque, vediamo un po' cosa c'è. Oh, dovrei solo girarlo mondo. E scegliere un posto dove nascondere. Vabbè, stavo dicendo. Mi serve tempo per pensare. Già nel primo Dishonored c'era stato questa cosa qua, questo complotto verso, appunto, l'imperatrice. E il primo Dishonored ha ben tre finali. Tre. Il primo è, diciamo, quello buono. Ho guardato quel panorama. Che lo si fa tutto. Cercando di fare meno uccisioni possibile, o addirittura nessuna. Il secondo, diciamo, Delilah che è una specie di strega. Ti puoi possibile. Divertire facendo diverse uccisioni. State e il terzo ero in è quello cattivo. Dov'è il protettore reale? C'è un colpo di stato. Mio padre è stato imprigionato, per così dire. Dovete fuggire dalla torre, dalla stanza blindata. C'era un capitano, stamattina, giù al porto. Cercava il protettore reale. Trovatela. Scappate da Dunwall. Alexi, mi spiace. Addio. Ok, ci viene data l'arma di Corvo, nostro padre. E stavo dicendo, ah sì, il terzo è quello cattivo. Il terzo finale si ottiene, appunto,
uccidendo Emily senza salvarla. Quindi diciamo che è un gioco Bastardi, particolare. Sono in combutta con il La cosa particolare è che abbiamo di nuovo a che fare con Di Bella. Infatti, se non so se molti di voi lo sanno, ma nelle espansioni dove si usa Daud, appunto, sempre in Dishonored 1, il primo Dishonored, nell'espansione dove si usa Daud, combattiamo contro Di Bella. A quanto pare è sopravvissuta. Quindi adesso vediamo un po' come fare. Come notate, ho voluto fare delle kill, quindi sappiate che vedrete un sacco di kill. Non ho intenzione di annoiarmi a non uccidere nessuno come facevo anche nel primo. Quindi io il primo approccio che voglio avere con Dishonored 2 è appunto un approccio estremamente... Tutto sta cambiando. Cioè, non, magari non sì. estremamente, però voglio fare Ordine molte, molte, si molte sta uccisioni. I Ramsay infatti adesso il re e la regina di Morwen, è quello che ho intenzione di fare. Ho passato la mia infanzia giocando con Quindi, i Bunting e i Boyle, l'elite in della pratica, società. E molto presto tornerete in quello cima, lì capito? Ha un anello che è la chiave della cassaforte. Sono tutti dei traditori, una roba del genere. Disgrazia. Quindi vediamo, vai. Se sia la mia colpa, proprio non lo so. Ma comunque sia, Ramsay è troppo pericoloso per restare in gioco. Bella, bella, mi è piaciuta molto. Devo dire che hanno migliorato il modo di combattimento, di come si vede combattimento. Vediamo un po'. Vediamo. Vabbè, mi è piaciuto. Vediamo questo. Io ho proprio tagliato una gamba. Ho dimenticato appunto l'anello. Ucciso perché mi era fedele. Dannato il duca di Serconus. Non abbandonerà più la mia mano. Come possiamo notare, qui possiamo ascoltare i pensieri di Emily, a quanto pare anche di Corvo. Presto farò anche video su Corvo, una volta finito con Emily. Ed era già una cosa che nel primo Corvo se ne stava sempre zitto. Poi non so magari se hanno aggiunto la voce più avanti, però io la Definitive Edition, per di più ci ho giocato anche sulla PlayStation 3, quindi... Boh, non ho mai sentito la voce di Corvo, insomma. Fino ad oggi, fino a Dishonored 2. Devo dire che... Io penso che per meritare... Cioè... diciamo che non so darvi subito un resoconto finale su questo gioco, cioè dovrei giocarlo tutto per capire se merita questo nome, cioè se merita di essere il sequel di Dishonored, perché Dishonored è stato un gioco a parere mio fantastico. Non so se molti di voi la pensano come me, però a parere mio sì. Qui dobbiamo andare al porto, quindi apriamo qua. Questa è opera di Anton Sokolov. Sokolov, sicuramente molti di voi se lo ricorderanno. Ho passato molte notti. Io gli avevo dato... Sì, quella specie di alcolico a cui era dipendente. Non l'ho fatto mangiare dai ratti. Ma vabbè. Andiamo avanti. Opera del vecchio Samuel. Meglio non sia qui a vedere mentre mi cacciano dalla torre di Dunwall. Oppure ci sono stati troppi custodi, cene formali e noiose lezioni di storia. Potrebbe servirmi.
ore preziose che abbiamo passato insieme. Quegli istanti rubati qua e là con tua madre e Corvo, che è sempre stato nel mio cuore. Spero tanto che il periodo dei razzi e della peste non diventi altro che un'ombra fugace dei tuoi primi ricordi. Una crisi passeggera, risolta da tua madre e dai suoi... Credo che mi servirà questa roba. Bella questa pistola, vi dico subito che la proverò assolutamente perché voglio vedere com'è. Quindi vedremo subito come spara questa pistola. Mi sembra molto bella rispetto a quella del primo. Vabbè, sono passati diversi anni tra l'uscita del gioco a questo e negli anni, insomma è adulta adesso, quindi potete immaginare. E andiamo avanti. Ok. Lunga giornata a Dunwall. Ok, vediamo un po'. Finché non capirò che fare, dovrò nascondermi. Dovrei andare al porto. Devo scappare da Dunwall. Ah, dobbiamo saltare sui tetti. È molto parkour, come si può dire. Così, vediamo un po' se ci può andare. No, forse è meglio di no. Non mi sembra una buona idea. E so che si... Cioè, non so magari come, ci, ma di là come nel primo ci potrebbero essere devo percorsi salvarlo. Alternativi, cose così. Ma da qui mi sembra proprio un bel volo, quindi è meglio evitare. Andiamo di qua per evitare di morire bruscamente così caduti da un tetto. Vediamo un po'. Vediamo se mi viene. Speriamo di sì. E no, non mi è venuto, vabbè. Mi rifarò, ne vedrete altri. Non meriti l'uniforme della milizia. E fare il salto suicida, però non è venuto. Vabbè, andiamo avanti. Questa città brulica di uomini del duca. Devo trovare una nave. Dammi un secondo, vado a dare un'occhiata. L'imperatrice Emily Colduin è stata accusata di crimini contro lo Stato. Chiunque le darà asilo verrà considerato colpevole di tradimento. La mia idea era di provare a vedere se potevo distrarli, ma ho intenzione di fare una cosa diversa. Diciamo che non mi farò proprio individuare, ma costringerò in qualche modo la guardia a venire qui. Darò un'occhiata in giro. Giurerei di aver visto qualcuno. Qualcosa si è mosso. L'ho visto. Chissà con che cosa ho a che fare. Chissà chi era.
Emily Coldwin. So che sei qui. Non sono dell'umore giusto. Fatti vedere. Stavolta ti prendo. No! C'è di non averti vista. Porto via i bambini da Dunwall in anticipo, qualche settimana prima dell'anniversario della morte dell'imperatrice Jessamine. Le cose stanno per mettersi male, e non parlo solo dell'uccisore della corona. Inoltre, c'è da guadagnare portando nuovi minatori d'argento a sud, quindi devo organizzarmi. Per ora, ciao. Cittadini di Dunwall, da oggi Delilah Coldwin è la nuova imperatrice. Tutti salutino Delilah, la prima del suo nome. Inoltre, l'ex imperatrice Emily Coldwin è ora ricercata. Chi verrà trovato a dare asilo a Emily Coldwin sarà multato e arrestato. Gente di Dunwall, restate a casa. Vi consigliamo di restare al chiuso in questi tempi turbolenti. Devo scappare. Dovrei parlare con il capitano di quella nave. Sembri in grado di cavartela senza aiuto. Buonanotte alla casa di Tannacruz.
Un colpo di stato. I Caldwin sono finalmente caduti. Non pensavo che sarebbe successo. Shh, non dovremmo parlare di queste cose. A dopo, allora. Dove ti nascondi? Ti troverò, lo sai, vero? Forza, non ti farò del male. Non mi hanno colpito! Pronti? Dannazione! Verme traditore. State in guardia. D'accordo, ragazzi? Non mi sento al sicuro. Che succede a questa città? Bisogna cercare ovunque! Niente, maledizione. Qualcosa si è mosso. L'ho visto. L'ho immaginato. Non saprei. No, di sicuro. Ho visto qualcosa. Giurerei di aver visto qualcuno. Chissà chi era. Chissà con cosa ho a che fare. Massima attenzione! Ancora niente! Voi! Accogliete! Aiuto! Forza, chiudiamola qui! Ok, devo dire che questa pistola mi piace, è abbastanza potente, è potente. E boh, se secondo voi, cioè, bisogna vedere se questo gioco merita appunto il nome di Dishonored 2, più avanti lo vedremo. Se secondo voi non lo merita, fatemelo sapere. E boh, direi che possiamo andare alla nave. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale, commentate, dite la vostra idea su questo gioco, ovviamente, e parliamo con lei. Lady Emily, non andrete molto lontano.
La vostra faccia è su tutte le monete. C'è un colpo di stato e pensano che io sia l'uccisore. Non mi interessa che faccia ho. Mi chiamo Megan Foster. Lavoro con un vostro vecchio alleato, Anton Sokolov. A sud abbiamo scoperto una cosa spaventosa. Devo avvertirvi. Conosco Anton, ma Corvo è andato. Il duca di Sirkonos è qui con una donna, Delilah. Hanno ucciso tutti nella sala del trono. Poi lei ha fatto una cosa che non mi spiego. Potevo solo fuggire. A volte non si può fare altro. Questa è la mia nave, la Dreadful Whale. Possiamo partire subito. Andrò a Karnaca, dove sono iniziati gli omicidi dell'uccisore. Delilah deve essere stata lì per un po'. Devo capire cosa sta succedendo. Siete la figlia di Corvo, non c'è dubbio. Andiamo. Sì, sono pronta. Ok ragazzi, con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video su Dishonored. E boh, ciao a tutti!